Eccoci qua anche questa sera con un ospite amico d'eccezione che sicuramente l'avrete visto come me quando ero collegato con il TG1 e ho visto ha vinto questo premio. Non lo svegliamo subito perché bisogna un po' creare un po' di suspense, vero Antonio? Va bene, assolutamente. Ok. No, io ti ringrazio intanto per essere qua perché io sono il signor nessuno che rompe le scatole un po' al mondo per portarli un po' nel mio salotto, no? Come hanno definito alcuni, per metterci un po' lì a chiacchierare e conoscerci un po' di più, no? Oggi che giorno è? Questo te lo ricordo. Oggi è l'8 giugno. Aspetta che chiudo la finestra perché stanno tagliando l'erba alle 21:06. Guarda, qua a me è successo una volta in una di queste dirette, come stiamo facendo noi, che è avvenuto, forse erano quasi le 10, il corriere di Amazon. Sai che suono, e se tu sei in diretta con, no, una serie di persone che ti stanno seguendo, no, scusate, devo ritirare un pacco. Questo è il bello del fare, no, queste connessioni tra di noi da casa che ci permettono di rimanere in contatto, soprattutto in un periodo così complesso per Esatto. l'umanità, non per, solo per noi due. Oggi 8 giugno 2021 e questa è la chiacchierata numero 156. Non so se ti piacciono i numeri, però lo puoi segnare. E invece noi ci siamo conosciuti, stavo guardando quando ti ho mandato il primo messaggio. Allora, risale al 15 aprile 2021. Può essere? Direi di sì, perché comunque è una data per me divenuta importante. Come mai? Sicuramente non me la scorderò. Oh, come mai? Cos'è successo il 15 aprile e poco prima? C'è stato un annuncio connesso con la mia attività lavorativa che ufficializzava la mia vittoria del WordPress Photo come storia dell'anno, e quindi qualcosa di sorprendente, molto. Non l'ho neanche mai. È una cosa così particolare, così unica, che non l'avevo neanche messa in un piano dei sogni. Non so come dire, era qualcosa di ok, c'è questa possibilità, ma a me non riguarda. Invece, comunque, è un premio abbastanza importante. Quello viene un po' considerato il premio più importante per chi, come me, fa il mio mestiere. Quindi, il fotogiornalista, il fotografo documentarista, il fotoreporter, insomma, ci sono tanti modi. Il fotografo, per definirlo, e quindi è un riconoscimento a un lavoro, a un percorso anche molto lungo che ho fatto in Palestina, seguendo una storia non quelle da prima pagina, o purtroppo quando, come è successo 2 settimane fa, la cronaca prende e monopolizza un po' le copertine in giro per il mondo, ma di una piccola storia che forse ci permette di comprendere un po' di più il vissuto di queste persone in questo contesto così complicato, quindi tutto ciò che Infatti, succede dietro la guerra, perché la guerra è un lampo, arriva, distrugge tutto, non lascia nessuno spazio alla comunicazione, al dialogo, mentre questa magari la mia storia ci permette di vedere o comunque di capire un po' quello che succede nelle case, che emozioni ci sono, i sentimenti delle persone e non i fatti. perché comunque sia prima che durante che dopo la guerra la vita va avanti, e quello è Sì, è fatto. incredibile, va avanti anche a 100 metri del front line, della prima linea di guerra. A 100 metri ci sono le persone che vanno a fare la spesa, perché comunque Perché anche durante la guerra devi continuare a mangiare o a vivere o a vedere i tuoi figli, i parenti e qualche volta anche a sorridere. ne parlavo con che te sicuramente conoscerai, Ed Casci, Beh, certo. in un'altra chiacchierata. Anche lui fotografa prima e dopo, perché durante è come quando è successo il terremoto ormai 9 anni fa qui in Emilia, no? Tutti hanno fotografato durante il terremoto,
ma è tra virgolette, le cose più emozionanti e che ti ricordano di più sono dopo. Perché durante una tragedia la fotografia purtroppo viene sempre bene. Assolutamente sì, c'è questa. È importante anche documentare quei momenti, ma altrettanto è importante non scordarci che la vita non è solo, anzi, le difficoltà più grandi e le sfide più grandi arrivano dopo. Come ci si rialza da un conflitto, come ci si rialza da un terremoto, che cosa succede, la solidarietà tra le persone, la fratellanza, la convivialità, tutti elementi che la cronaca in quel momento non può farci comprendere e non per colpa, io direi, non è che voglio difendere la mia categoria dei fotografi o dei videomaker, ma molto spesso mi permetto di dire che la narrazione, soprattutto quella televisiva, è molto sensazionalista e quindi in quel momento fa audience, poi lo fa a distanza di un anno, quindi andiamo a vedere dopo un anno che cosa è successo, li fa audience. E poi ci si scorda un po' di tutto quello che sta succedendo, e molto spesso è lo specchio, purtroppo, è lo specchio anche della politica, quindi che è ancora peggio della, no, fondo il giornalismo fa solo la narrazione, la politica magari non mette in atto gli strumenti che servono poi a quei territori per riprendersi. E tornando quindi un po', siamo, no, io non sono stato in Emilia, ma ho documentato i terremoti, il terremoto dell'Aquila, di Amatrice, di Norcia, per l'Espresso, e questo ovviamente purtroppo l'ho visto in prima persona anche in Italia, quindi no, per questo dicevo, in realtà fa parte di un'esperienza anche di arrabbiature mie personali, quando poi ho visto come un po' sono state gestite, quindi l'Aquila è rimasta una zona rossa per un sacco di tempo, invece quei giorni dopo sembrava tutti volevamo andare ad aiutare, la televisione anche, la politica super impegnata, e poi dove sono finiti tutti questi belli intenti. E succede lo stesso anche nelle guerre. L'attenzione in Palestina arriva alle stelle nel momento in cui ci sono questi bombardamenti ed è giustissimo, e ringrazio i colleghi che vanno e fanno la prima linea. Io ho iniziato in Palestina proprio in concomitanza della guerra del 2008. Quindi in qualche modo ho anche vissuto la guerra e i bombardamenti, anche se comunque la guerra in Palestina e Israele è qualcosa che percepisci nell'aria in ogni istante, ma ci sono dei picchi di violenza, chiamiamoli così, più alti come 2 settimane fa. E quello che è il mio intento, quindi ciò che io ho provato a fare con il mio lavoro, proprio perché sono partito dalla guerra, a lavorare e documentare la guerra, è che non volevo che le persone coinvolte, soprattutto, quindi i primissimi palestinesi, fossero sempre solamente visti in quei momenti, quindi visti come dei guerriglieri da un certo punto di vista, da una prospettiva, o comunque solo esclusivamente come le vittime. E volevo un po' restituire un po' di dignità a queste persone, perché noi non siamo quello, cioè non siamo quello che succede durante la guerra, che è un lampo, noi siamo quello che ci definisce in tutto il percorso della nostra vita. E quindi ho pensato di raccontare alcune di queste storie. E in particolare mi ha attratto l'attenzione perché avevo letto nel 2009, quindi una volta finita quella guerra che ero andato a seguire, che molti uomini nei campi profughi erano stati arrestati. E da qui l'esigenza di capire cosa stava succedendo, ma anche nello specifico come stavano affrontando questa assenza e questa mancanza le famiglie e le donne, anche perché ci sono dei problemi che non sono solo sentimentali, ma diventano anche pratici, visto che nella cultura locale molto spesso, non sempre, ma molto spesso, e sono gli uomini che fanno lavori retribuiti e che quindi in qualche modo i soldi li portano a casa loro, quindi manca anche una figura che sostiene economicamente tutta la struttura familiare. E ho cominciato a raccontare un po' di storie connesse alle famiglie, fino a che nel 2015 ho scoperto quella del WordPress Photo, che devo dire ho sentito subito molta empatia per queste famiglie, per queste donne. E che oltre a raccontarci quello che succede, a farci capire quindi le sfumature della storia dei palestinesi e di vivere in quel luogo,
contiene al tempo stesso dentro di sé anche positività e speranza. Mi sembrava una storia importante da raccontare e quindi l'ho seguita per lungo tempo. Da gennaio 2015 ho iniziato a raccontare la storia di bambini nati in un modo molto speciale. E le mogli dei prigionieri palestinesi che hanno condanne lunghissime dai 20 anni in su, arriviamo fino a 40 ergastoli, poi magari dopo ti spiego che cosa significa 40 ergastoli effettivamente. Di là, perché è molto diverso che ne sì, sì. E hanno deciso di, tramite procedure molto creative, di trafugare il liquido seminale dei mariti dal carcere per fare le inseminazioni in vitro e quindi per avere la possibilità di continuare o di costruire una vera famiglia con i detenuti a cui sono negate le visite coniugali e quindi non potrebbero averne di figli. E questo per loro è un po', io lo vedo come, devo dire, un modo molto dolce, un gesto d'amore, di reazione a una situazione di estrema difficoltà, quasi una resistenza, non militare, ma una resistenza alle avversità in cui loro si ritrovano, quel territorio li pone davanti. E questi bambini sono un messaggio di estrema positività che si tramuta in una volontà, in una speranza per il futuro di un ricongiungimento familiare a cui loro o sperano o credono fermamente che prima o poi avverrà. E ti dicevo quella cosa degli ergastoli perché io quando l'ho scoperta mi ha fatto fare un sorriso amaro, perché in questo territorio dove comunque c'è una difficoltà di comunicazione da ambo le parti, quindi la responsabilità in fondo va data a entrambe le parti da questo punto di vista per tanti motivi, perché quindi ci sono state fasi in cui hanno contribuito magari in modo negativo entrambi, anche se io ritengo, e sono il mio lavoro lo manifesta, che in questo momento i diritti umani siano violati con uno sbilanciamento da una parte piuttosto che dall'altra molto forte, e tra un po' la volontà di annullare l'identità dell'altro lato del muro c'è anche quella del non restituire il detenuto quando è in vita, ovviamente è in prigionia, ma neanche il corpo quando morirà. Quindi 40 ergastoli, ogni ergastolo in Israele corrisponde a 99 anni di condanna. Avere 40 ergastoli è una condanna di 4.000 anni, e il corpo deve scontare tutta la pena, quindi quando muoiono non vengono restituiti per la sepoltura alle famiglie, ma i corpi rimangono in carcere, ed è un modo proprio di annullare questo legame con le famiglie e di togliere delle figure anche importanti per la collettività, perché queste persone di cui ho narrato la storia e che hanno condanne così lunghe sono i leader, non per forza militari, anche i leader della comunità dal punto di vista religioso o politico durante la seconda intifada, quindi sono figure abbastanza di spicco, c'è tutta la famiglia Al-Barghouti, che è una famiglia molto importante, che probabilmente quando ci saranno le elezioni il capo famiglia verrà eletto presidente della Palestina, o comunque questo è molto probabile, le previsioni parlano di questo. È un modo per annullare questo forte legame che c'è con queste persone, che rappresentano molto l'identità, che vengono visti come in alcune foto io ho inserito in una foto, in particolare l'ulivo, che è uno dei simboli, no? Loro vengono visti come gli ulivi, cioè comunque anche nelle difficoltà è un albero resistente e forte che rimane lì presente. E quindi insomma questa è un po' la storia che ho raccontato, ci sono tante sfaccettature, avendola seguita per 6 anni, ma in realtà lavorando sulle storie che riguardano queste famiglie da ormai 12 anni, ho accumulato una serie di storie infinite da poter raccontare, potremmo passare tutta la notte. Come fotografare là? Cosa? Come fotografare là? È rischioso? È come fotografare in Italia? Cioè... Forse dipende dai quartieri in Italia, non so, qualche volta anche a Roma ho trovato difficoltà. Esatto. No, nel senso che non è che se c'hai il giubbottino press sei un bersaglio facile. Sei un bersaglio, quindi
non eviti i problemi, ma forse lì crea in tante situazioni qualcosa. Qualche volta può succedere che ti capiti di essere scansato dalle loro attenzioni. Alcune volte, purtroppo, come è successo anche negli ultimi 3 giorni fa, una giornalista con tanto di giubbetto antiproiettili con scritta press così grossa sul petto è stata proprio presa di mira dall'esercito, malmenata e poi arrestata. Quindi comunque rompiamo le scatole abbastanza qui in quel territorio. E come insomma sempre c'è un contrasto, e soprattutto visto che la stampa, il più delle volte, soprattutto la stampa estera, va a mettere il dito nelle situazioni più complesse che magari Israele non ha piacere di diffondere, diamo un po' fastidio. E comunque lavorare lì è un territorio in cui possono essere anche quei 3 mesi in cui tutto sommato la situazione è calma, ma e tutto può cambiare sempre da un momento all'altro. A me è capitato nel 2000, non ricordo se nel 2018 o nel 2019, credo 2019, di partire in un momento di estrema calma, sembrava tutto abbastanza, non c'erano stati segnali di nulla. Quando sono arrivato, quindi mentre arrivavo, sono atterrato e nel giorno di viaggio, poi appena arrivo, mi informo su che cosa è successo. C'erano stati degli scontri perché vicino a Ramallah, dei coloni erano andati a, purtroppo, a fare una vendetta per qualcosa che era successo in precedenza. Erano entrati dentro un villaggio di notte, avevano dato fuoco con delle molof a un appartamento ed erano morti 3 bambini carbonizzati. E questo ha portato a un'escalation di vendette contro vendette e così via. Quindi si è arrivati a uno stato così tanto complesso di livello di violenza che l'esercito israeliano ha deciso di circondare la città di Ramallah, dove io di solito faccio base. Mentre ero dentro la città, mi chiama un mio amico e mi dice: guarda, l'hanno circondata, non entra, non esce più nessuno. Tutti i miei amici, io faccio sempre base a Ramallah, ma i miei amici più stretti vivono nei dintorni di Ramallah, quindi fuori da questo accerchiamento. E quindi non avevo la possibilità di incontrare nessuno di loro. Mi sono ritrovato a passare 3 settimane chiuso dentro la malla, dentro casa mia, perché c'era una sorta di coprifuoco, perché questo anello che avevano fatto intorno alla città si andava sempre più stringendo, perché dovevano andare nel quartiere a fianco al mio, dove c'erano delle persone che avevano fatto la prima vendetta, che quindi loro avevano come obiettivo di arrestare. Quindi capisci che può cambiare tutto velocemente. E infatti, una leggevo notte, sentivo dimmi, poi te lo dico dopo. Sentivo del rumore. Io abito di solito al piano terra, perché vado sempre nello stesso appartamento che affitto. Sentivo del rumore fuori la finestra, ho tirato su leggermente piano piano la serranda, un po', non so, non me lo sentivo, però hai sempre un po' timore, sai, se quel rumore, siccome c'è un giardino privato, qui non è che accede il passante, e mi sono ritrovato che stava passando un plotone di soldati a piedi israeliano, e c'era un soldato attaccato alla mia finestra. Quindi, cioè, non è successo assolutamente nulla. Lui mi ha guardato, ha pure capito, perché di solito lì vivono, in questo condominio, sono tutti, diciamo, poi gli stranieri sono ovviamente più tutelati, che è brutto da dire, ma è così. Quindi loro sanno che lì dentro ci sono, possono essere giornalisti, studenti che vengono dall'estero. E il soldato mi ha guardato, si è girato, sai, quell'attimo anche un po', per fortuna lui era uno freddo, perché non ha girato completamente il fucile, perché sennò, sai, non sai mai come possono veramente andare a finire queste cose, queste situazioni, le cose. E non è successo niente, però da una situazione di estrema calma mi sono ritrovato in mezzo all'assedio, e le cose veramente cambiano non soffio. Ed è quindi difficile, poi ti ritrovi che non puoi fotografare le cose che avevi programmato, non le puoi fare, devi stare lì chiuso tre settimane e perdi 3 settimane di lavoro. E io avevo anche i tempi stretti, poi insomma, poi io sono riuscito a recuperare quando la situazione si è ristabilizzata. Però oltretutto io avevo, secondo me, una difficoltà in più, che stavo realizzando la storia, questa Bibbia di cui abbiamo parlato, dove io ho scelto di raccontare l'amore che c'è, i sentimenti, che con
la malinconia, quei sentimenti insomma intensi che uniscono queste famiglie, anche seppur divise fisicamente, sono unite emotivamente. E andare nei luoghi, agli incontri con le persone e cercando di raccontare questa dolcezza con immagini delicate, ma venendo da una situazione di assedio, poi c'è questa legge che se tu fai qualcosa tipo un attentato, e quindi in quel caso la vendetta la considerano un attentato, loro vengono e ti buttano giù casa, ti mettono una bomba e te la buttano giù. Quindi loro li accercavano perché volevano arrivare in quel luogo. Immagina, io, erano le 4 di mattina, io stavo dormendo e ti esplode una bomba che sarà a 300 metri, che butta giù un intero palazzo. E tu poi ti alzi 2 ore dopo, devi gestire questa emotività, incontrare le famiglie e dei bambini, quindi a cui non devi fare arrivare nulla di quello che tu stai provando in quel momento, in più devi fotografare la dolcezza. Quello alcune volte era difficile, devi proprio spegnere una parte del cervello e lasciarne solo un'altra accesa. Non è stato così, da quel punto di vista, facile, ma lì, voglio dire, non, io posso andare e tornare sul libero. Lì salta fuori il professionista emotivo. Eh sì, ed è qualcosa che per me è fondamentale, cioè la mia narrazione è fatta di emozioni, io voglio raccontare e viverle e riportarle un po'. Quindi infatti io dico sempre, io non ho praticamente mai studiato fotografia, no? Ma ho sempre fatto foto da quando ero piccolo, e quindi quando uno mi parla in un linguaggio troppo tecnico io non ci capisco niente, io fotografo di emozioni, no? Quindi quegli occhioni grandi, quelle mani che gesticolano, oppure non lo so, i raggi di luce che penetrano a destra e a sinistra, cose così. E te, intanto che mi racconti queste cose, io mi sto facendo proprio tutti i filmati di queste bombe che esplodono, di queste momenti da essere totalmente freddo, e li capisco, perché poi come succedono lì in Palestina, succedono in Italia e nelle altre parti del mondo in modi diversi, in modalità diverse, ma comunque le emozioni da gestire le viviamo tutti i giorni, no? Intanto ti salutano Maurizio da Viterbo, Marco da Ancona, Maria dal treno, secondo me adesso è a Roma perché sta andando giù in Sicilia, ti fa le congratulazioni, Fabio da Cuneo, Silvana da Scalea in Calabria, Steven da Verona, mio amico regista, ce n'è? Saluto anch'io tutti loro, grazie per essere qui. Non sono ai livelli di quelli che ti hanno intervistato oggi e nei giorni scorsi, però qua si è proprio tra amici, no? Certo. Ed è bello questo, no? Sì, io guardo, pochi ma buoni, proprio per tutta la vita, no? Dire perché devo fare... Sì, mi piace farmi conoscere, ma scelgo io con chi stare. Certo. Maurizio dice, che storie, dove tengono i feretri dei condannati in carcere? Esiste un'area di sepoltura dedicata o vengono cremati? E per quel che so io, quindi non è una informazione parziale che ricevo dalle persone che incontro, quindi non posso dire di averne parlato con un'autorità per cui ho una domanda, una risposta certa. So che all'interno dei carceri c'è un'area predisposta per questo, una sorta di cimitero. Poi io credo che anche questa sia una cosa simbolica, ovviamente non credo mai nessun corpo effettivamente sarà trattenuto per 4.000 anni, se è veramente impossibile, ma concettualmente è un messaggio da inviare all'altra parte, quindi è soprattutto in quel modo che viene scontata la pena. Farti un po' capire che la tua cultura e la tua importanza anche di un ricongiungimento dopo la morte, cioè vuol dire nella morte siamo tutti uguali, tutto ciò che abbiamo fatto nella vita un po' si azzera e non viene riconosciuto questo diritto. Diciamo che è un po' questa privazione che arriva, anche se fosse solo 30 anni. Cioè, te quando è che hai cominciato a far foto?
E per me questa è una domanda sempre abbastanza difficile a cui non so dare una vera e propria risposta, perché tutti più o meno hanno un'idea, io non ce l'ho, perché la fotografia è sempre stata dentro la mia casa, perché mio zio, con cui, che non, mio zio era un fotografo, e quindi dentro casa mia c'erano, lui abitava con mia nonna, dentro casa c'erano sempre state queste macchine fotografiche, quindi quando ero bambino aspettavo che lui uscisse di casa per entrare di nascosto nella sua stanza, cosa che sapevo di non voler fare, ma ho avuto sempre un po' lo spirito d'avventura e forse un po' ribelle, soprattutto da ragazzo, da bambino. E quindi entravo e mi impossessavo di queste macchine. Sono stato abbastanza fortunato perché, senza saperlo, senza comprenderlo in quel momento, mio zio aveva delle Hasselblad, delle Rolleiflex, quindi giocavo con macchine che erano all'epoca già iniziavano forse a non essere appropriate per il lavoro del fotogiornalista, ma erano comunque eccellenze della fotografia. E questo è il motivo anche per cui io scatto quadrato, perché viene dalla fotografia medio formato dell'epoca. Cioè, non c'erano le pellicole, avevo 5-6 anni, fino, insomma, fino ai 10 anni, però giravo per casa e cercavo di capire come funzionavano e guardavo tramite un obiettivo che mi faceva vedere il quadrato, e qualche volta si inceppavano, sai, sei un bambino, non è che hai la capacità di dire ok, adesso come le sblocco, però per tentativi poi ho capito un pochino, ed è stato il mio primo approccio per gioco. E sempre mio zio, in realtà, aveva la fortuna di viaggiare, non era propriamente un fotoreporter internazionale, si occupava di cronaca a Roma, però aveva la possibilità spesso di viaggiare per sua passione, di andare in India soprattutto tantissime volte, o in Africa, era affascinato da questi due, l'Africa centrale, quindi da un continente e dall'India, e riportava, a parte oggetti stranissimi che a me piacevano tantissimo, mi incuriosivano perché erano così diversi da ciò che mi circondava a Roma. E soprattutto del viaggio mi ha fatto appassionare, perché mi faceva vedere queste diapositive di questi luoghi stranissimi. Erano, altre volte mi sembravano dei viaggi nel tempo, e quindi mi ha fatto venire la voglia di viaggiare. Ed era la cosa che ho fatto di più, forse nella mia vita, per quella con cui ho concentrato le mie attenzioni da giovanissimo. Eppure, diciamo, non avendo bisogno, mentre studiavo, mentre facevo il liceo, l'università, di lavorare, lavoravo perché volevo viaggiare. Quindi, non so, il sabato sera, quando facevo il terzo liceo, andavo in pizzeria a sparecchiare, perché mi mettevo da parte i soldi per poi andare a fare l'esperienza, l'avventura. E questo è quello che mi ha realmente avvicinato al mondo del viaggio. E pian piano ho pensato, ma tutto sommato, se ci unisco anche l'interesse e la passione per la fotografia, diventa la figura del fotoreporter. E così ho iniziato a pensare che potesse essere un lavoro a 26 anni. Ci ho messo un po'. È stato un po' Io per gradi. sono un po' in ritardo, visto le mie gambe così, ma la strada che vorrei intraprendere è quella. Siamo praticamente coetanei, io e te, ho visto. Ma non c'è una data di scadenza. Io insegno ormai da tanti anni. 2 anni fa ho avuto uno studente di 70 anni che, dopo la pensione, ha detto: adesso mi voglio un attimo godere la vita. E tra le cose, ha valutato una serie di cose e ha scoperto che la fotografia era quello che gli piaceva di più. E si è rimesso in gioco, studiando e pensando di andare in giro per il mondo a fare reportage. Poi riuscirà a pubblicarlo, a fargli conoscere le sue storie, non lo so, però non è mai veramente tardi. Sono di quest'idea, per cambiare o per provare, per scommettere su se stessi, bisogna solamente avere il coraggio di fare il primo passo. Bisogna vedere se la gamba dopo che appoggi tiene. Guarda, io in passato ho avuto un anno e mezzo Sai, un ti dico, incidente. ti freno un secondo, poi dopo Sì, dimmi. certo, Cioè, dimmi. io sarei un pazzo da partire domani, no? Però mi romperebbe le scatole di andare in un posto e non riesco e devo stare fermo. E prima non ci pensavo a questa cosa, prendevo e partivo. Adesso vuoi che passati 40 anni,
cioè il fisico tiene meno di quando ne avevo 30. E comunque, sì, dopo la mazzata dell'estate scorsa, cioè sono passati 10 mesi e ci sono ancora dietro. Sapevo che era una cosa lunga, però per dire, Lucio Russo che va in Palestina, secondo me fa sì e no, scende la scaletta dell'aereo. Poi dopo lo capisco, però devi cercare in questo momento di essere paziente, di guardare oltre il momento, cercando di fare il massimo che puoi per recuperare. Te lo dico perché a me non è successa la tua cosa, però ho avuto un incidente per cui ho passato 3 mesi sulla sedia a rotelle e un anno poi a fare fisioterapia per recuperare, per iniziare a camminare, poi pian piano a piegarlo questo ginocchio e poi poterci mettere veramente il peso sopra. E so che è difficile, so che è difficile, però devi guardare le piccole tappe, cioè guardare se proprio vuoi oltre l'ostacolo, cioè quindi quella prospettiva, il sereno che c'è dopo, che ti motiva ad affrontare quel giorno per giorno le piccole tappe. E non c'era stato un momento in cui mi ha detto, ma non lo so, potresti non camminare o zoppicare per tutto il resto della tua vita, non si sapeva, perché lo avevo proprio distrutto in tante direzioni. E io speravo, perché giocavo a pallacanestro, speravo di poter, io ho lottato per provare, insomma, ritornare a giocare, anche a fare sport, ma adesso mi accontento di poter condurre una vita tutto sommato appagante. Ci si riesce alla fine, io sono profondamente positivo nelle cose, quindi è un po' questo anche l'approccio che tu ci metti nelle cose determina il risultato a cui arrivi, non dai tutto te stesso, dai tutto te stesso nel senso rimani positivo, sorridi tutti i giorni e pian piano le cose si sistemano. Per quello lo faccio sempre, anche quando durante la giornata mi vengono i 5 minuti, dico scusa, ma perché? Che dopo devo anche ritornare a come ero prima, no? Tanto vale sparire da subito. Certo. E il primo aereo che hai preso? Sai che l'ho preso tardissimo in realtà, perché viaggiavo tanto, ma l'ho preso per andare a 18 anni rispetto magari ad alcuni miei amici, quindi comunque ero un ragazzo. Il giorno del mio 18° compleanno per andare ad Atene, scambio culturale al liceo, è stata un'esperienza unica e forse ho avuto la conferma che mi piaceva viaggiare, perché siamo stati 40 giorni in Grecia, in quarto liceo. Prima lo erano venuti loro e poi siamo andati noi, al Zacinto. Sì. È stata un'esperienza unica. È stato bellissimo, quindi stare tanti giorni lontano da casa, in cui non ero mai stato lontano dai miei genitori, e capire, tutto sommato mi piace, perché qualcuno poi scopre che magari non fa per lui, che gli mancano certi comfort, le abitudini, la routine. Io la odio, per cui quello è stato subito, ok, viaggiare fa per me, fa per te. Sì, 18 anni. Io invece a 21 in Islanda. Wow. Anche 2 settimane bellissime, guarda, cioè, mi hanno dato il nome di Steve Austin, te lo ricordi chi era? L'uomo da $1 milione. Ah dai, sì. Perché non andavo mai a letto, ero sempre fuori a fotografare. È stata una roba fantastica. Ieri Babbo Natale mi ha portato un regalo che a pagina 200, perché se vuoi venire a 100 devi anche tornare indietro, e quindi 100 più 100 fa 200. Tu sai già di cosa sto parlando. C'è questo. Ah sai, io invece non lo sapevo, perché ancora non l'ho visto. Oppure in retro, in quarta di copertina. Quello sì, l'ho visto alla mostra, però sono sigillati, quindi non l'ho potuto aprire. Alla mostra di WordPress Foto l'ho visto, ma all'interno ancora no, perché me lo devono spedire, sai, i vincitori lo ricevono come parte del premio, tra virgolette, e ancora non è arrivato. L'ha aperto Maria ieri sera, questo. Quindi sono a pagina 200. Pagina 200. E volevo far vedere, se posso, proprio il video di Abibi.
perché poi io voglio prendere quel libro. Io sono un collezionista seriale di libri fotografici perché hanno poco da leggere e tanto da osservare. E secondo me ogni volta che lo apro, questo forse anche come i libri di narrativa, ogni volta che lo apri scopri qualcosa di nuovo, ne vedi nuovi aspetti. A me questa cosa piace molto, io li guardo, poi li chiudo, poi li riguardo magari dopo 2 mesi e vedo un'altra storia quasi, no? Per dal punto di vista magari dell'editing, della sequenza delle immagini, e noti una sfumatura che prima non ti era stata così evidente, non era così evidente. Questo mi piace tantissimo, riscoprire ogni volta un libro. Ne parlavamo su Clubhouse qualche giorno fa per il discorso del tempo, no? Anche la fotografia deve essere lasciata decantare, no? Che tira fuori ogni volta delle cose nuove, come dicevi te adesso. Ah, Maria dice, ognuno avrà la sua Palestina e ci sarà il momento giusto. E dice, ti dice, pensa che quello del 2020 non l'ha nemmeno ancora aperto, è vero, ce l'ho ancora in celofanato. Faccio vedere, allora, il tanto dura 3 minuti. Eccolo qua. La fotografia è il diario su cui appunto le mie emozioni. La fotografia per me è la rappresentazione dei sentimenti e della passione per la vita. Quello spirito di avventura che ti spinge alla scoperta del mondo, ma anche, in qualche modo, ad andare alla ricerca di te stesso. Quella quadrata è una fotografia per sottrazione, che mi permette di fare ordine, di inserire pochi elementi e di arrivare più facilmente all'essenza delle cose. Essere un fotografo documentarista significa investigare la realtà e raccontare attraverso le immagini le storie di cui si è testimoni, divenendo spesso la voce di persone e comunità di cui il mondo sembra volersi dimenticare. Il progetto più importante che ho realizzato è sicuramente PB, il racconto di una storia d'amore ambientata nel conflitto israelo-palestinese, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. In particolare è stata la storia dell'anno del World Press Photo 2021 e primo premio nella categoria Long-Term Projects. Ho cercato di raccontare quella dolcezza, quel senso di appartenenza collettiva che ho vissuto sulla mia pelle andando a realizzare questo lavoro ed incontrando le famiglie. Uno degli aspetti più complessi che ho dovuto affrontare per realizzare questo progetto è stato realizzare delle immagini che raccontassero elementi invisibili come l'assenza, la malinconia, i sentimenti di attesa che provano queste donne nei confronti dei loro mariti. Grazie al supporto di Photo Evidence del World Press Photo, nell'aprile del 2020 Habib è diventato anche un libro, con l'editing di Sara Lynn e la grafica di Ramon Pez. Habib è un progetto fotografico che parla di passato, presente, ma anche di futuro. La presenza di questi bambini è un messaggio di positività e speranza. La fotografia è guardare oltre il visibile. Quello che dicevi dell'olivo. Sì, esatto. Ne
L'emozione più grande che hai provato in quella terra, quali sono state? Con i bambini, che rapporti hai avuto, che emozioni ti hanno trasmesso e ti porti dentro nel cuore? In realtà ho provato veramente le emozioni più disparate, sia realizzando questa di storia che tutte le altre, quindi da una forte empatia, un'emozione di solidarietà con le persone per la condizione, a situazioni molto, molto drammatiche, quindi anche, mi sono sentito anche molto frustrato con la consapevolezza perché per quanto io mi impegnassi, il mio contributo può essere quello di sensibilizzare, ma non certo di aiutare a un livello così alto che può effettivamente portare un contributo concreto alle persone. Perché sono un po' disilluso, insomma, la fotografia che portava nelle piazze interrompeva la guerra del Vietnam, purtroppo penso che non ci sia più. E una delle cose, ti dico la cosa più bella e la cosa più brutta che ho vissuto. La cosa più brutta è trovarsi. Percepire quello stato di soffocamento che vivono i palestinesi in genere, ma soprattutto chi vive a Gaza. Quindi di trovarti, se tu una volta che riesci ad entrare, quindi ottieni il permesso e entri a Gaza, che è un'area, no, che è soggetta a un embargo, una restrizione più dura di quella rispetto alla Cisgiordania, quindi hai bisogno per superare quel muro da entrare in Palestina di un permesso speciale che ti concede Israele. E una volta che sei entrato, ti ritrovi in una prigione a cielo aperto, dove non è concessa l'acqua potabile, dove non ci sono le medicine, dove non ci sono, non c'è l'elettricità se non quando va bene 2 ore al giorno, dove ti fai la doccia con l'acqua del mare, cioè dal tuo rubinetto esce l'acqua del mare, esce l'acqua salata, ti fai tutta la vita la doccia con l'acqua salata. E sono in realtà le privazioni più piccole che quando tu arrivi, che sei italiano, con tutti i tuoi comfort. Sono quelle che vedi subito, che sono immediate, quelle che ti rimbalzano subito all'occhio. Poi parlando con loro capisci che la privazione più grande è quella della libertà. Se bombardano, loro da lì non è che possono andare via. In altri luoghi la guerra è sempre brutta, però in un altro luogo magari tu puoi decidere di prendere le tue cose, la tua famiglia, come qualche volta abbiamo visto nelle immagini, un carretto, un somaro e te ne vai a 200 km in una campagna cercando di stare lontano, sperando che tutti ti lasciano stare. Lì non lo puoi fare, c'è un muro che te lo impedisce. C'è un mare controllato dalla marina, dalle navi militari che ti sparano. Non puoi abbandonarlo, non puoi spostarti, sei chiuso là dentro in un fazzoletto di terra con una densità pazzesca. E quando è che lo capisci veramente? Forse mai, ma forse se rimani. Quando il giovedì sera chiude la porta di Erez a cui si accede alla striscia di Gaza e non la riaprono più fino alla domenica. E quindi tu stai vivendo la stessa privazione in quei 3 giorni in cui sai che qualsiasi cosa succeda, che colpisca te direttamente o colpisca il contesto più, in modo più ampio, tu da là non potrai andare via. Allora, qualche volta ti capita di stringere un attimo i denti, di magari di avere anche l'attacco di panico perché pensi dove sei, che cosa può succedere, da che cosa sei circondato, da quale situazione complessa e conflittuale sei immerso. In quel momento riesci forse a capire cosa sta succedendo. E quella volta, una delle volte in cui sono rimasto, il venerdì mattina mi sono spostato verso il confine con l'Egitto, dove la porta è chiusa da. Purtroppo tantissimi anni è stata aperta 2 volte negli ultimi 5 anni. Sei lì e quello che spesso chi non è stato in quel luogo non capisce è che quando ci sono una serie di bombardamenti, quando c'è l'ufficializzazione di una guerra, noi lo veniamo a sapere, ma lì si bombarda periodicamente, anche solo magari un missile, perché magari si è individuato, Israele ha individuato un obiettivo, un ufficiale di Hamas, una persona che loro ritengono che sia importante eliminare o strategicamente quel palazzo dà fastidio, loro chiamano, danno un minuto di tempo a chi è dentro e poi un drone spara un missile e un palazzo salta per aria. E mentre ero lì, in quello che è, che è il checkpoint, la sede di confine dove c'è la porta, non so come Quella dirti. hai detto verso l'Egitto? Sì. E
lì c'è una città molto vicina, che è Rafa, che è la città più vicina, e lì c'era un obiettivo, e mentre stavo facendo le foto alla porta chiusa, abbandonata, quindi questi hangar di solito che una volta ospitavano persone con le valigie pronte ad attraversare in entrambe le direzioni, completamente abbandonati, vuoti, perché la porta era abbandonata, quindi ero lì, e mentre stavo lavorando a un chilometro o qualcosa più o qualcosa meno, non lo so, è stato bombardato per buttar giù un palazzo. E allora sei lì per un attimo, no, cioè vai un attimo nel pallone, ti senti chiuso all'interno di questo muro, da lì non puoi uscire, stanno bombardando, in quel momento non sai, sta scoppiando proprio una guerra o è solo un missile. Io già c'ero stato nel 2008, questa è una cosa che ti racconto, è successa nel 2017. E allora lì ho avuto un attimo un attacco di panico, cioè no, mi mancava l'ossigeno, cavolo, no, mi sono sentito come avessi una corazza che, di 500 kg che mi premeva sul petto. Quindi queste sono purtroppo le cose con cui invece un bambino gazawi da quando nasce deve sopportare questa situazione. E consideriamo, lasciamo perdere quello che è successo molto lontano come la seconda intifada, poi c'è stato un periodo in cui sembrava la pace possibile, uno stato palestinese possibile. Immaginati che dal 2008, quindi sono passati 13 anni, un bambino che ha 15 anni, sono 13 anni che lui è costantemente, ogni tot tempo, sotto una guerra, ma tutti i giorni è esposto alla violenza. Pensa che quello che ho provato io è un millesimo per una frazione di secondo di uno che ha un passaporto per uscire comunque la domenica. Quello ci dovrà crescere e morire lì dentro, ed è molto molto faticoso. Invece le emozioni positive sono sicuramente quelle che ho vissuto nel contatto diretto con le persone, costruendo un rapporto. E, ci sono un paio di famiglie che io, una famiglia che conosco dal 2009, che continuo a seguire, che hanno fatto l'inseminazione in vitro, il marito in carcere, la moglie ha avuto due gemelline tramite l'inseminazione, e in particolare invece una famiglia a Ramalla, dove ho costruito un rapporto bellissimo, dove qualche anno fa Lidia, la mamma, di fronte a tutto il vicinato, quando sono tornato e uscita di casa, mi è venuta ad abbracciare per strada, quindi un gesto anche di manifestazione di un affetto, di dirmi se è uno di noi, se è tornato mio fratello dall'Italia, e il bambino mi chiama zio. Ci sono delle emozioni bellissime, e lei, il rapporto è nato così bello con lei, un po' perché proprio l'ho voluto in modo istintivo, e non c'è una ragione razionale, non c'è un motivo razionale, e l'ho conosciuta ad agosto 2015, e il giorno della visita in carcere, quindi ho condiviso con lei il pullman che porta le mogli, il pullman organizzato dalla Croce Rossa, che porta le mogli in alla visita al carcere. Quindi loro organizzano per quel carcere la visita per tutte le donne lo stesso giorno. Le donne partono anche 18 ore prima dell'appuntamento per fare magari 12 km di strada, perché devono superare svariati checkpoint, poi il confine, poi un primo controllo al carcere quando arrivano, e un secondo corporale che delle volte le spogliano completamente nude, che è difficile da pensare in qualsiasi cultura. Nella cultura locale è proprio una voglia di un po' di umiliarti per superare quel controllo, per arrivare a parlare col tuo marito. 15 minuti ogni 6 mesi, quindi un viaggio che è faticoso, che fanno portandosi le donne che hanno fatto l'inseminazione, ma non solo i bambini, con loro. E quindi ho visto questa donna così fragile in questo viaggio, ma al tempo stesso così forte da farlo con suo figlio, da abbracciarlo e rincuorarlo e farlo sentire a casa, farlo sentire nella sua comfort zone, protetto, con lei che era la sua chioccia. Quindi ho visto la sua forza e la sua debolezza insieme, e non lo so che cosa è successo, mi sono immedesimato col bambino. Lidia ha la mia età, ha 44 anni fatti 3 giorni fa, io ne ho 42, quindi potremmo essere fratelli, sicuramente non mia madre. Invece io mi sono rivisto nel bambino, ho sentito l'abbraccio che io da bambino ricevevo da mia madre, mia nonna, e loro un po' mi ricordano queste donne, anche le nostre
le donne italiane dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, in cui magari molte erano rimaste da sole, si ritrovavano con dei bambini, si sono rimboccate le maniche, hanno ricostruito il paese. E mi sembra che ci siano molte relazioni con loro. Poi abbiamo una matrice così comune tra tutti i paesi del Mediterraneo che delle volte facciamo un po' dei giochi strani e non le vediamo, ma c'è un filo conduttore, anche semplicemente il territorio. Sembra la Puglia, la Palestina. No, la terra è quella, gli ulivi. È a meno di 2 ore di aereo, cioè la fede, di sì, cosa parliamo? Sì, sì, sì. Le spiagge, i sassoni. C'è tanto cosa, ma anche nella cultura si vede che noi ci siamo incrociati, che siamo popoli di mare, che hanno vissuto, si sono scambiati tanto. E quindi mi sono rivisto molto in quel bambino, mi sono emozionato così tanto, e lì ho capito che avrei dovuto raccontare tramite la dolcezza quella situazione sul pullman. Lei che deve affrontare un mondo fatto di conflitto, astio e di militari, di checkpoint, che abbraccia il suo bambino e gli dice: non ti preoccupare, ma ci sono io. In un modo così dolce, che mi ha emozionato così tanto, che ha lei deciso come io avrei dovuto fotografare il lavoro. E da quel momento non ci siamo, è nato un rapporto che andava oltre, con tutto che lei non parla inglese. Noi ci sentiamo tutti i giorni, stamattina mi ha mandato dei messaggi, mi manda gli emoticon, perché è un modo di dirci che ti sto pensando, ti vogliamo bene, abbiamo visto che hai fatto questa cosa, io faccio lo stesso con lei, quindi ci scambiamo. Poi ha una figlia di 21 anni, nata prima dell'arresto del papà, cioè lei è nata, il papà è stato arrestato, e che parla inglese, quindi perché studia giornalismo, e quindi riesco a comunicare in modo diretto. Ma quando facciamo io e lei direttamente tramite Instagram o WhatsApp, comunque ci mandiamo emoticon. Se ti facessi vedere, ci sono mesi solo di emoticon o foto. Mi manda le foto del bambino, lo so, il primo giorno di karate, mi manda la foto. Bello. Quindi queste sono sicuramente le cose più belle. Quindi la vita vera, cioè l'entrare e diventare parte del tessuto familiare di qualcuno, lasciare qualcosa e portarmi via qualcosa di loro. Questa per me è la cosa assolutamente più importante. Eh sì. Qui non aggiungo altro di quello che ha detto Maria, perché qua ci alziamo la mattina veramente ci lamentiamo se hanno preso l'acqua. Ti faccio una cavolata, e non riusciamo a lavarci la faccia. Quando basterebbe solo guardare in che parte del mondo siamo nati. Sai, c'è una cosa che aggiungo, che è un po', magari può sembrare in qualche modo fuori luogo, comunque una mia idea totale. Io ho la fortuna di, negli anni, di essere riuscito a fare questo mestiere e addirittura di avere un po' la presunzione o comunque la fortuna di insegnarlo ad altri, e quindi essere un insegnante di futuri fotografi o di persone che stanno perfezionando e che già sono fotografi. E c'è una cosa che dico sempre, che se di volte le persone mi guardano e dicono: vabbè, ma perché ci stai raccontando questa cosa che sembra una cosa utopica? Io invece ci chiedo fermamente, che noi siamo, quando andiamo nei posti, quando viaggiamo, ci presentiamo all'interno di una comunità a cui chiediamo di accettarci, farci entrare nella loro vita, farci vedere che cosa sta succedendo, raccontarci le loro disperazioni, le loro gioie. Ecco, noi questa cosa un po' da come ruolo lavorativo la pretendiamo in qualche modo, no? Quasi come se fosse dovuto. Mentre io penso che noi siamo dei rappresentanti dell'Occidente quando andiamo in giro, ma di un Occidente diverso da quello della politica, della geopolitica o di quello che viene rappresentato nei film, e che è molto importante che noi che andiamo lì, che ci vedono di persona, gli facciamo capire che non li odiamo per le loro differenze, ma che noi anzi sono una risorsa, che li accettiamo per come sono e che vanno bene così, e che gli facciamo capire anche qualcosa in più di noi. Quindi non andiamo solo a fare le foto, se no diventiamo dei colonizzatori con le immagini. Cioè vengo lì, mi prendo quello che mi piace, che mi pare, e me ne vado. Invece è importante far capire con piccoli gesti, con lo sguardo, con la parola, con l'apertura mentale, con l'accoglienza emotiva, che queste differenze sono delle risorse. E che magari, sì, i nostri governi fanno schifo,
ci rappresentano malissimo e producono distanze, pensano di le bombe intelligenti, le bombe che portano la pace, queste stupidaggini, e che noi possiamo fargli capire, guardate, quelli sono i governi di cui noi siamo in qualche modo anche succubi, noi stessi per primi. Ecco, questa per me è una cosa importante, lo dico sempre quando ai miei studenti, quando vi capiterà, fate in modo che di lasciare una buona traccia, perché questo aiuta a creare una comunicazione, a riprendere in contatto i popoli, perché se no in Palestina hanno la sensazione, l'ho detto anche quando nel video del WordPress Photo, quindi è una cosa a cui credo, che cerco di ripetere, è che se noi non gli diamo la sensazione ai palestinesi, ma a tutti i popoli che stanno, le minoranze che stanno vivendo delle situazioni di disagio, di pericolo, che non ci interessano, che noi siamo attenti a fare le serate nei loft in giro per le città e non ce ne frega niente di loro. E per qualcuno può essere così, per qualche governo è così, ma che non siamo tutti così superficiali, che se andiamo lì perché vogliamo anche essere un po' testimoni di questo e di tutte le persone che la pensano in questo modo, facciamoglielo capire, perché sennò loro ci vedono nei film di Hollywood in cui l'arabo è sempre quello cattivo che sta pensando come far saltare in aria l'occidentale perché lo odia a prescindere, e loro pensano che noi abbiamo questa percezione di loro e che loro hanno questa di noi. Rompiamo questi stereotipi, questi cliché, e facciamolo no, proprio facendoci conoscere. Siamo diventati un grande gioco, mi è venuto in mente mentre stavi parlando adesso, c'ho tutti i flash di quello che stavi dicendo. Siamo diventati un grande risico a livello mondiale, proprio come il gioco. Grazie. Però noi dal basso possiamo decidere di prendere il tabellone, piegarlo a metà, rimetterlo nella scatola e chiudere. Allora, per fortuna in Palestina, come in tutti i posti, compresi qua da noi, no? Perché gli estremismi purtroppo sono dappertutto e creano problemi dappertutto, in Palestina ce ne sono per fortuna una quantità piccola, ma in ogni caso c'è tanto attivismo, proprio perché la situazione è tanto brutta e quindi per fortuna poi un po' di persone si attivano. Quindi posso dire ad esempio che a Betlemme, nel campo profughi di Betlemme, ci sono tante attività, tante associazioni culturali in cui partecipano tanti italiani. È fondamentale, perché se tu a quel bambino, in particolare torno a quelli di Gaza, quel bambino che sono 13 anni, che ha perso il padre, il nonno, la casa, il compagno di scuola, se questo e queste bombe che arrivano da un rappresentante lì, che è il rappresentante dell'Occidente, perché quello un po' è Israele per tutto il mondo arabo, e sapendo che l'opinione pubblica in Occidente gli dice i palestinesi sono i terroristi, e gli israeliani sono quelli buoni, e giustifichiamo il fatto che gli tirano le bombe in testa, questi bambini, ma come cresceranno? Cosa penseranno di noi? No, appunto. Allora andiamo, chi va lì per motivi di lavoro, che siano giornalisti, videomaker, le organizzazioni umanitarie, i dottori, cioè dobbiamo essere i rappresentanti di quell'Occidente che a loro non arriva, perché sennò cresceranno pensando che noi li odiamo, e la conseguenza sarà che ci odieranno anche loro. Invece sono i nostri governi che purtroppo ci ritroviamo, che magari sono disinteressati, ma noi non lo siamo, e facciamoglielo capire. Cioè, cerchiamo di essere un movimento, come dici tu, dal basso. Magari non riusciamo a, non so, il messaggio di Miss Italia, non riusciremo a risolvere la fame e portare la pace nel mondo, però a piccoli passi possiamo andare in una direzione che è migliore di quella attuale, che è veramente misera per loro. No, basta che uno lo capisca, che uno di qua mandi un messaggio a uno di là e lo recepisce e si diffonde. Bastano solo due persone collegate tra loro e il messaggio va avanti, perché è molto più difficile trasmettere un messaggio positivo che uno negativo. Però io pensi, questa è una cosa che qualche volta mi viene in mente quando faccio queste chiacchierate come stiamo facendo io e te adesso, ma immagina di essere il genitore di uno di questi bambini,
sia che tu sia il prigioniero o la mamma. E tu pensi che loro vorrebbero che questi bambini un giorno finiscano in carcere come i loro padri? Con condanna a vita, ma nessun genitore lo vuole. Quindi in realtà questi bambini, qualcuno intanto mi dice, ma li stanno crescendo, gli fanno usare le armi, ma che siete pazzi? La Palestina non è quel mondo che purtroppo Hollywood ci fa credere. Sono dei genitori come tutti i genitori del mondo, che lo riempiono di questi bambini di coccole, di baci, di fumetti, di favole, e le stelle in camera fotografate sopra di loro, il cuscino a forma di cuore. Sono dei genitori affettuosi e i bambini crescono come tutti i bambini normali, non stanno crescendo dei piccoli soldati. E una cosa che io spero, quindi la positività, che non è solo nel simbolo che un bambino porta in sé, è anche in questo lavoro il fatto che io, per mia esperienza personale, ho visto i genitori, le famiglie, crescerli con l'idea che saranno un giorno dei combattenti, non militari, ma culturali. Questo è il loro obiettivo, che questi bambini siano in grado di portare avanti i loro diritti e di chiedere in modo di lanciare poesie, non bombe. Quindi speriamo che effettivamente ci riusciranno. Però già comunque è qualcosa, cioè se io andavo lì e vedevo, non mi sarei innamorato di loro né della storia, che no, li crescevano con l'odio per quelli che stanno dall'altra parte del muro, e arrabbiati, rancorosi, e vedevo che pian piano li facevano, insegnavano loro a sparare, non sarei riuscito a rimanere su questa storia e a portarla avanti e pensare che la racconterò fin quando a loro volta anche questi bambini diventeranno dei genitori. Quindi voglio raccontare un ciclo di vita, da quando sono nati, quando saranno adulti e papà o mamme. Lo riesco ad andare avanti perché vedo che c'è la volontà e la voglia di costruire una comunicazione diversa da quella che c'è stata prima, di creare un contatto. E noi possiamo contribuire. Se noi fossimo stati abbandonati lì, con l'idea che nessuno ci pensa a noi, che tutti guardano dall'altra parte e che non porta niente a noi di loro, probabilmente a un certo punto avremmo tentato tutte le strade. Questo io dico, se invece noi gli facciamo capire che ci siamo, almeno emotivamente vicino, che c'è comprensione umana per la condizione in cui vivi, questo può far molto del bene lì. Non cadi nella disperazione, ti rimane la fiaccola della speranza, perché pensi ci sarà qualcuno che mi farà una carezza quando starò male. Era una cosa importantissima. Secondo te cambia qualcosa con il nuovo presidente adesso? Parli quello israeliano, quello palestinese quando faranno le elezioni, quello americano, perché le varianti sono tante, quindi in realtà la risposta è non lo so, perché è veramente difficile. E diciamo che il problema è l'estremismo, ma anche da ambo i lati, che esaspera e complica la relazione tra tutti, quindi l'estremismo ortodosso ebreo e l'estremismo a cui magari anche come posizione alcune radicalizzazioni che ci sono a Gaza, ma con cui magari anche Hamas è un po' ha dimostrato forse di non essere troppo capace a comunicare, e quindi infatti a Gaza l'ultima volta che sono andato le persone dicevano noi siamo sotto l'occupazione doppia israeliana e di Hamas. A prescindere, io non sono né pro né contro, se ognuno decide i propri leader, però mi sembra che i due estremi, le due estreme destra di Israele e di Palestina ad oggi abbiano combinato più disastri che altro. Quando magari 15 anni fa, forse sono passati ormai anche di più, sì, più o meno 15, quasi 20, con Arafat e Robin stavamo magari messi un po' meglio come comunicazione, con la possibilità di... Sì, Robin, scusa, di Rabin. Sì, ed è sempre quell'estremismo che l'ha ucciso, perché era uno che forse l'avrebbe fatto veramente insieme ad Arafat e quello Stato. E purtroppo quello è stato uno spartiacque gigantesco, e per questo tante persone, milioni di persone dopo hanno vissuto male, compresi loro per primi, perché no, io non so, io,
sai, a gennaio 2015, quando sono andato per la prima tappa, sono partito con il mio migliore amico, che è ebreo, ed è venuto con me in Palestina a fare le foto e a darmi una mano. E loro sapevano benissimo che lui chi era, i palestinesi anzi, poi un mio amico viene spesso, riesco a farlo venire per attività culturali a Roma, amico palestinese, e ci rivediamo sempre tutti insieme. Quindi non è assolutamente una questione religiosa, chi sta lì lo sa benissimo. Ci sono palestinesi cristiani, Betlemme è praticamente tutta cristiana, il sindaco è cristiano, hanno sempre vissuto in pace. I samaritani sono ebrei palestinesi e vivono bene e stanno con tutti gli altri, e tutti quanti, cristiani, musulmani ed ebrei palestinesi, hanno partecipato alle varie resistenze, intifate e così via, perché è una questione di diritti umani, di mi hai cacciato da casa, mi hai messo in un angolo, mi hai costruito un muro, mi hai fatto l'apartheid. Quindi non è una questione religiosa. E dall'altra parte gli israeliani, ce ne sono tantissimi di mentalità aperta. C'è un gruppo di israeliani, un movimento politico, ma non solo politico, anche filosofico, che tutti i giorni scende in piazza a manifestare perché i palestinesi siano trattati come cittadini di serie A e non di serie B, che non li siano bombardati, ma che abbiano i loro diritti, il loro Stato, il loro governo, la loro polizia. Questi sono trattati peggio dei palestinesi, dagli israeliani, dall'estrema destra israeliana. Purtroppo è complicato, quindi se tu mi dici secondo me che come cambieranno, mi sembra che comunque rimaniamo su quella posizione, perché è la parte anche questo estremismo ricco, che ha le industrie, i media sotto controllo, che quindi manovra un po' troppo le cose. È difficile, secondo me in questo momento non c'è vicino una risoluzione, e non so quale possa essere, ma non mi sembra che ci siano gli interpreti giusti e lungimiranti per poter arrivare a un dialogo. Aspetto le prossime foto, Antonio. Del continuo del reportage, tanto è a lungo termine, è a lunghissimo termine, visto comunque progettato sui 30 anni, e c'è anche un documentario video che sto facendo. Questo questo qua me ne parlerai più avanti, che facciamo sì, un altro. Sì. Adesso ti do 2 minuti di tempo per dire quello che vuoi, sono le ultime 3 domande. Per dire quello che voglio, non lo so, mi cogli impreparato sulla Palestina, sul mio lavoro. Quello che vuoi, 2 minuti. Ma non lo so, guarda, c'è una cosa su cui io tento di comunicare al mondo, è che in generale ci siamo fatti tutti un po' prendere dalla frenesia di apparire, e questo anche lo vediamo anche dai social, più che essere. E io sento un po' questa mancanza di comunicazione, quindi se devo mandare un messaggio tramite questi 2 minuti che mi concedi, è quello di rivedere un po' le posizioni e cercare di essere di nuovo più comunità e più vicinanza reale che quella finzione un po' artefatta del sembrare qualcosa che non si è su Instagram. Non so, questo è quello che io in questo momento sento come mancanza io come uomo di 42 anni che guardo questa società e penso a com'era, com'è e come magari vorrei che fosse in futuro. I social sono stati utilissimi in questa occasione della guerra in Palestina. C'è stata una ribellione internazionale che ha portato a un cambio della narrativa. Io l'ho visto sulla CNN, il primo giorno era povera Israele sotto attacco, rivoluzione nel mondo tramite Instagram, poi i miei algoritmi sono indicizzati per guardare spessissimo quel territorio. Al quinto giorno la CNN ha cominciato a parlare di una reazione spropositata di Israele, che i palestinesi non bisognava dire arabi, non bisognava dire ebrei, la guerra tra arabi e ebrei, ma bisognava parlare di Israele e Palestina o addirittura di Hamas. Quindi è cambiata la comunicazione, quindi se vengono usati bene funzionano. Però smettiamo di usarli solo per sembrare dei VIP che vivono la vita che ha dei sogni, e poi magari abbiamo distanza emotiva dalle persone, non ci siamo più in contatto, abbracciamoci e non solo comunichiamo come se fossimo
il VIP che fa la vacanza super alle Maldive tutti i giorni. Non so se va bene come risposta, però è qualcosa che sento spesso, che mi sembra che sia un po' i social, se vengono usati male, diventano un po' un oggetto vuoto. Progetti da qui a settembre. Fare sicuramente vacanza, perché sono tanti anni che non la faccio e mi sento stanco. Poi questo premio mi ha fatto sicuramente felice, me e le persone coinvolte, che hanno avuto la visibilità che forse volevano. Sono state ascoltate in giro per il mondo, ma non ho avuto più tempo, un secondo libero, quindi ho bisogno sicuramente un agosto di relax, di lontano, in un posto con cui non ho il telefono, non so. E poi sto portando avanti un progetto sulla gestione e sulla distruzione, potrei anche un po' esagerare, delle foreste nella comunità europea. Molto spesso pensiamo che questa distruzione, questo disboscamento illogico, illegale, che va a beneficio di pochi, sia avvenga solo da posti lontani come Brasile, Indonesia, Nigeria e così via, sono i posti in cui non attribuiamo, giustamente, ed è così. E abbiamo poca percezione che questo stia accadendo anche dietro casa nostra, e che l'Italia ne è anche coinvolta, non per il disboscamento, noi siamo i mandanti molto spesso di questo disboscamento illogico che sta distruggendo l'ultima foresta vergine italiana. Quindi tra le varie tappe che farò, a luglio torno in Estonia, dove già sono stato, per proseguire, perché questo è un progetto che in realtà ho iniziato 3 anni fa e che entra nel vivo adesso, perché ci sarà tanta ricerca e tanto lavoro per pensarlo e programmarlo. Quindi andrò in Estonia e poi non so se riesco prima di settembre, ma se non sarà settembre, prima di settembre sarà proprio a settembre, tornerò in Romania. Mi manca più o meno un anno e mezzo, massimo 2, quindi ancora un bel po', sarà comunque un progetto abbastanza lungo nel suo insieme. In un paio d'anni penso di riuscire a farlo. E ci sono tanti capitoli, quindi è abbastanza ampio, ma mi dà molte motivazioni. Certo. Dustin ti dice: complimenti Antonio, in un conflitto così antico ma così violento servono mediazioni e altissima umanità, quello che hai stasera dimostrato tu. Ti ringrazio. Ultima domanda, la più difficile. Domani mattina mi alzo e... Ho una infinita serie di cose che ho lasciato e che mi rincorrono da terminare, quindi soprattutto banalmente devo fare una serie di fatture, quindi comunque una cosa buona, se verranno pagate, devo mandare un portfolio e devo mandare delle foto per una pubblicazione, quindi questi sono gli obiettivi, poi un appuntamento a pranzo. Ma è una rincorsa, quindi so che ho 12-17 cose, ho fatto una lista, non 12-17 cose da fare che mi si sono accumulate negli ultimi giorni, e quindi ne riuscirò a fare 3-4 in realtà, però parto da queste che sono quelle più semplici. Ma il lavoro quotidiano del fotografo è noiosissimo, che è fatto da tanta preparazione per i progetti, quindi pianificazione e studio, che può essere noioso o esaltante. Dipende da cosa stai facendo, no? Stai scoprendo qualcosa di nuovo. E poi la parte dopo, che sì, per me è la parte più noiosa, fare l'editing, la post-produzione, le didascalie, i testi, quella parte lì mi annoia terribilmente. E ne devo far tante in questi giorni. Io ti ringrazio, Antonio. Grazie a te, mi ha fatto molto piacere. Ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto... Maurizio, Alberto, Maria, Fabio, sto scorrendo, Steven, Silvana, Marco, aiuto, ho già la tosse,
tutti quelli che seguiranno la chiacchierata da domani sul canale YouTube Miraggio Deluxe, ti farò avere il link che poi tu poi potrai diffondere per la rete e mandare anche alla tua famiglia la palestinese, perché no? Ma sai, spesso li coinvolgo, ad esempio nella premiazione del WordPress Photo loro erano collegati con noi in diretta, poi che magari non capivano tutto, ma spesso guardano, come dicevo, capiscono anche guardandomi il mood delle cose, no? Che poi è le emozioni, quindi quella è la parte più importante, è capace che lo guardano e ci mandano un cuoricino, te lo commentano anche. Va bene, grazie ancora Antonio. Grazie a te, è stato davvero un piacere. Organizziamo già la prossima chiacchierata, perché questa chiacchierata, lo diciamo adesso che è la fine, ci siamo sentiti proprio 2 mesi fa. Esatto. Buona serata a tutti, ciao Antonio. Ciao. Ciao, ciao.